Sky, la grinta e lo sguardo anche di Pellizzotti, intanto ci sono dei movimenti, c'è l'accelerata di Fabio Aru, il ragazzo di Sardegna, grande talento, il nostro miglior prospetto in vista per le gare di 3 settimane, che secondo me ci regalerà soddisfazioni già da questo Giro d'Italia, e lui a rompere gli indugi e a scattare. In questo momento sono ai 2 chilometri dall'arrivo, nella parte più difficile della salita, hanno già nelle gambe 13 km di salita, hanno pendenza il 13-14%, in questo momento vedi Duarte, Pozzovivo, Evans sempre molto attento. 25 secondi di vantaggio, 2 km, 2000 metri tra Edoardo Zardini e la sua prima vittoria da professionista, sarebbe una splendida vittoria per Edoardo Zardini, ma attenzione perché adesso stanno andando fortissimo dietro con Aru, Pozzovivo, Evans, Francesco Manuel, buongiorno, Niemez e Scarponi, buongiorno, prova a ricucire quei 4-5 metri, ma è difficile perché sta andando su forte Fabio Aru. E Pozzovivo si è girato, ha controllato la situazione, visivamente sembra che stia molto bene, quindi potrebbe provare anche un attacco. Buongiorno, molto bravo, perché dopo la bellissima prestazione del Coppe Bartali, un ritiro in altitudine è ancora qui con i primi, segno che ha una grande condizione ma comunque un grosso talento. Bravissimi gli uomini della Bardiani perché stanno conducendo la corsa. Scatto di Domenico Pozzovivo, è il lucano che quindi rompe gli indugi, vediamo, c'è la reazione di Cade Evans, mi sembrava un po' sulle gambe Fabio Aru e Duarte con loro, dietro Niemez e Buongiorno provano. Tra l'altro Edoardo Zardini, l'abbiamo visto nella inquadratura di prima, rilanciava l'azione, sta ancora molto bene il veronese. Ecco qua, Domenico Pozzovivo è il corridore più prossimo all'inseguimento del leader di questa seconda tappa, Edoardo Zardini, che ha attaccato all'inizio di questa salita con altri 4 corridori, poi dopo nell'isolato di Brentonico ha avuto la forza e il coraggio di attaccare in solitaria, e adesso si è ripreso bene Fabio Aru dopo il primo momento di debacle sullo scatto di Pozzovivo, ed è lui che sta conducendo l'inseguimento a Domenico Pozzovivo. Sì, Zardini che si è gestito benissimo, ha fatto una salita molto bella, in questo momento si apre dietro Aru, sta provando a cercare collaborazioni di Evans, Pozzovivo come sempre molto presente al Giro del Trentino, sta cercando di recuperare su Zardini, però come vedi dalle immagini la pedalata è ancora forte, un rapporto molto lungo sui pedali, segno che ha gestito la salita in maniera eccellente e sarà molto difficile andarlo a riprendere. Come fisionomia sembra Di Luca, come sì, ha la caratteristica di Di Luca che si rilancia sempre sui pedali, rilancia sempre l'andatura e anche come fisicamente come volto, lineamenti del volto gli assomiglia. Domenico Pozzovivo ha una decina di secondi di vantaggio nei confronti degli inseguitori, 1 chilometro per Edoardo Zardini, e sarà importantissimo verificare il vantaggio nei confronti di Pozzovivo. 18 secondi il vantaggio di Domenico Pozzovivo, sono tanti 18 secondi, Zardini sembra stare ancora bene, eccolo qua. Anche per ora un po' uno contro uno, a 300 metri all'arrivo la strada spianerà un attimino, quindi però come vedi dalla pedalata che ha, dalla velocità che fa, sta salendo molto forte, bravissimo Pozzovivo anche lui, come sempre con la sua caratteristica, un lungo rapporto sta spingendo perché starà spingendo un 39-14-15, però Zardini anche lui si rilancia, lui sempre spinge l'andatura, quindi bravissimo. E qua l'incitamento dei tifosi, le urla dei tifosi che entrano nelle orecchie di Edoardo Zardini, è vicinissimo alla più bella impresa della sua giovanissima carriera, lui che è un secondo anno perché ormai mancano solo centinaia di metri al suo arrivo. Intanto rilancia l'andatura, 500 metri mi è sembrato di cogliere per un attimo Edoardo Zardini, ancora sui pedali, ancora a spingere, e qua se stai bene le gambe diventano leggere perché capisci che è fatta, la smorfia di fatica diventa anche un semisorriso per Edoardo Zardini. Ecco Domenico Pozzovivo in duello a due, Pozzovivo ha un vantaggio di 8 secondi nei confronti dei 3 inseguitori che sono Cade Evans, Duarte e Fabio Aru, ma è arrivato anche Niemez adesso, quindi 4 all'inseguimento di Domenico Pozzovivo. Sì, Cremeri Zardini sembra che sia partito 1 chilometro fa, invece 10 chilometri che l'attacco, come rilancia l'andatura, ha fatto veramente una vittoria bellissima perché ormai non gliela toglierà più nessuno, speriamo che lui, per lui che possa mantenere questa condizione o migliorare anche visto il Giro d'Italia per fare veramente qualcosa di buono. Ed è un momento che si ricorderà per tutta la sua carriera, la prima vittoria da professionista davanti ai campioni del ciclismo.
la vittoria di Edoardo Zardini nella seconda tappa del Giro del Trentino. Dopo 164 km e 500 metri, il primo al traguardo è Edoardo Zardini. Bravissimo Edoardo, ora ci sarà lo sprint per la seconda posizione. Ripreso anche per gli Abuoni. Niemek molto veloce in questi finali, sta provando a sprintare, partito lungo Evans. Però... Evans non c'è, Pozzovivo e non c'è neanche Aru nel terzetto. Evans, Niemetz e Duarte, ed è Niemetz in seconda posizione, Duarte ed Evans. Andiamo a vedere i secondi, Pozzovivo, perché Evans potrebbe prendere la maglia di leader della generale. Ecco che arriva adesso Aru, 19 i secondi inflitti da Zardini a Niemetz, Duarte, Evans. Pozzovivo a 23 secondi, intanto arrivano altri corridori con la Anton Fraile, di cui avevi parlato bene, della Caja Rural in questo gruppetto. Pellizzotti, Anacona e Sizzov adesso stanno arrivando. Anche Igor Anton, Tiago Maciago, tutti i corridori, quindi la vittoria di Zardini è ancora più prestigio perché è arrivato davanti a corridori veramente di altissimo livello che stanno preparando il Giro d'Italia, quindi complimenti a lui e farà un grande Giro d'Italia. E allora con l'ausilio della grafica, i primi 10 intanto continuano ad arrivare i corridori qui a San Giacomo di Brentonico. Zardini 19 secondi, un terzetto, Niemetz, Duarte, Evans, Domenico Pozzovivo 23, Aru a 26, Pellizzotti, Fraile a 36, Igor Anton a 38, Tiago Maciado insieme. Una grandissima risposta di questo ragazzo in cui, a dir la verità, Bruno Reverberi ha sempre dato tanto credito fin proprio dall'inizio di stagione. Ecco la classifica generale con Cadel Evans in maglia ciclamino, Edoardo Zardini a 9 secondi, Niemec a 17, Duarte a 23, Maciado a 24, Aru a 26, a 31 Igor Anton, Steve Morabito a 36, Viviane a 38 e Domenico Pozzovivo a 38.